La Lega non molla sull'immigrazione. Aspettiamo risposte dall'amministrazione. Delibere da Palazzo Nuzzi su interporto, vigilanza e rifacimento della pavimentazione del centro storico. Superstrada Orte Civitavecchia. Ad ottobre apertura di un nuovo tratto. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. La Lega di Orte, dopo aver pubblicato una nota dove chiedeva all'amministrazione un controllo sugli immigrati di Orte, fa sentire ancora la sua voce su questo argomento. In un nuovo documento, dove si auspica una pronta risposta a quanto chiesto, ci sono nuove domande che la Lega fa all'amministrazione. La Lega parte da lontano prima di sferrare un duro attacco. Pur convenendo che alcuni argomenti sono delicati, si legge, e che rispondere può non essere semplice, ad oggi non si ha a nessun riscontro. La Lega scrive che le risposte o non si conoscono o implicano un coinvolgimento diretto dell'amministrazione o di qualche conoscente o parente che magari ha affittato case o locali. Accuse gravi quelli della Lega, lanciate prima dei nuovi quesiti. Questi riguardano se ci sono nuovi possibili arrivi di immigrati ad Orte, sulla regolarità del personale immigrato utilizzato per lavori di taglio erba ed altre richieste di chiarimenti similari. Restiamo sempre in attesa di risposte chiare, conclude il comunicato, ricordando al sindaco la famosa regola del silenzio assenso. Sull'albo pretorio del comune di Orte sono in visione tre delibere che riguardano rispettivamente l'interporto, la videosorveglianza e la pavimentazione del centro storico. Nella prima si legge che a seguito del ricorso presentato dalla società Interporto Centro Italia per chiedere l'annullamento dell'avviso dell'accertamento IMU dell'anno 2012, il comune di Orte ha intenzione di costituirsi in giudizio a difesa delle proprie posizioni e, data la delicatezza della materia, ritiene opportuno individuare un professionista esperto della materia. La tutela degli interessi del comune sarà svolta dal dottor Massimo Cinesi. Altra delibera riguarda i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra il prefetto e il sindaco. In questo accordo si indicano espressamente gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi ed interventi di comunità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza. In questo caso, per accedere al finanziamento occorre sottoscrivere un patto per la sicurezza. Infine, vi segnaliamo che si è avviato l'iter per iniziare il rifacimento della pavimentazione del centro storico. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e l'affidamento della progettazione. L'opera viene finanziata con fondi comunali per un costo di 100.000 euro. Il comune ha realizzato la prima area di sgambamento per cani in una porzione destinata a verde pubblico. È una giornata importante per i proprietari degli Amici a Quattro Zampe che finalmente potranno usufruire di un'area verde a loro dedicata, ha affermato il sindaco Giuliani, una delle prime zone di sgambamento che l'amministrazione comunale ha voluto creare per dare risposta alle esigenze dei residenti proprietari di cani. Questa è una prima area destinata prevalentemente a cani di piccola taglia, ha continuato l'assessore Fuselli. Presto sarà destinata a un'area più grande per i cani più grandi. L'amministrazione comunale di Orte informa che il cetro situato presso Via della Rocca è stato abbattuto in quanto in condizioni di stabilità precarie. E è stato deciso l'abbattimento per salvaguardare l'incolumità pubblica in un luogo molto frequentato. L'amministrazione, per maggiore trasparenza, pubblica uno stralcio della perizia tecnica preventiva sulla stabilità del cedro. Inoltre viene precisato che il cedro abbattuto non può essere definito secolare né pianta monumentale, in quanto non compreso nelle elenco degli alberi monumentali censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Alla Rocca di Orte presto saranno piantati i nuovi alberi. La superstrada Orte-Civitavecchia avanza, proseguono i lavori per la costruzione del tratto Monte Romano Est-Cinelli. Ad oggi i lavori hanno raggiunto circa l'80% del totale e il cronoprogramma prevede l'apertura al traffico per il prossimo ottobre. In questa fase i lavori, per un investimento complessivo di 90 milioni di euro finanziati dalla Regione Lazio, stanno riguardando principalmente il completamento dei viadotti e delle gallerie artificiali. Tratto in costruzione è lungo complessivamente 6,4 km. Vediamo questo video.
La Protezione Civile di Orte comunica che è in vigore un'ordinanza del sindaco sul divieto di accensione dei fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive. Gli enti o i privati possessori a qualsiasi titolo di terreni e boschi confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi devono effettuare la ripulitura da erbe infestanti. L'ordinanza è in vigore dal 15 giugno al 30 settembre. Ricordiamo che l'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un reato e come tale perseguito penalmente. Spostiamoci in Umbria, è da poco terminata l'edizione 2018 di Fiore di Cacio a Vallo del Nera. Ascoltiamo la redazione di Avinews. Agnese Benedetti, sindaco di Vallo di Nera, si conclude questa edizione di Fiore di Cacio, anche quest'anno un grandissimo successo. Siamo felici di aver ospitato tanti visitatori e tanta gente appassionata del buon cibo. Fior di Cacio compie 16 anni e lo fa con un'edizione strepitosa, perlomeno per la partecipazione. Abbiamo messo in atto un programma più variegato possibile che celebrasse comunque la grandezza del formaggio umbro, soprattutto quello della Valnerina. A far da cornice c'è il nostro piccolo borgo, il nostro paese medievale che è pronto ad ospitare tutti, non solo per venirci a visitare ma anche per venire ad abitare magari. Siamo in Valnerina e l'ambiente è bellissimo, la qualità della vita è veramente molto alta, solidarietà, risorse naturali e tante possibilità di crescere bene. Fior di Cacio è uno degli appuntamenti più importanti della Valnerina perché è fatto dalle persone e dai produttori che in questo momento hanno ancora più bisogno di trovare ragioni per rimanere in questa terra. Ed ora scopriamo le previsioni meteorologiche di questo fine settimana, quindi la linea va alla redazione del 3bmeteo.com. Bentrovati da Nikos di 3bmeteo, diamo insieme uno sguardo al fine settimana perché piano piano l'anticiclone guadagnerà strada sulla nostra penisola, almeno al centro-nord, anche sulla Sardegna, mentre vi segnalo questa zona di bassa pressione verso la Grecia causerà ancora un po' di instabilità all'estremo sud, focolai temporaleschi sulla dorsale appenninica e locale sconfinamento alle coste del basso Tirreno. Va meglio invece al nord Italia, sole a parte qualche isolato acquazzone o breve temporale nel tardo pomeriggio, immancabile sull'arco alpino. Tra l'altro un weekend estivo con le massime fino a 28-30 gradi su molte località del nord Italia. Per quanto riguarda la prossima settimana, possiamo vedere difatti con la grafica come l'anticiclone delle Azzorre guadagnerà strada su tutta la nostra penisola, assicurerà almeno fino alla giornata di mercoledì e giovedì stabilità, quindi ampio soleggiamento, sole protagonista da nord a sud, a parte sempre l'estremo sud Italia coinvolto da qualche focolaio temporalesco. Sarà un fiorire di acquazzoni nel corso del pomeriggio proprio sulle zone interne del sud. Temperature in aumento durante la prossima settimana, probabilmente tra martedì e mercoledì punte anche di 30-33 gradi sull'alto Tirreno, Toscana, Umbria e Lazio. Dettagli maggiori però come sempre sull'app di 3bmeteo. È terminata la festa di Sant'Antonio ad Orte Scalo. Ecco, è stata sicuramente una bella festa, la classe 1977 ha organizzato veramente degli eventi molto, molto belli. E i biglietti vincenti della Lotteria di Sant'Antonio sono i seguenti numeri. 02350 ha vinto il primo premio, 5.000 euro in buoni spesa. Il numero 03852 ha vinto il secondo premio, un televisore da 49 pollici della Samsung. Il numero 04677 ha vinto il terzo premio, la batteria a pentole della Siemens. Il numero 00866 ha vinto il quarto premio, un abbonamento alla palestra Dama Fitness. Il numero 02587, il quinto premio, un Huawei Honor 8. Il numero 10753 ha vinto il sesto premio, un weekend per due persone blu Serena. Il numero 12288 ha vinto il settimo premio, un orologio. Ecco, i premi potranno essere ritirati sino al 13 luglio prossimo.
Ora vi lasciamo con le immagini della processione di Sant'Antonio del 12 giugno scorso e a seguire vi ricordo l'appuntamento di Fatti e Commenti che è dedicato alle elezioni comunali di Viterbo. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Arrivederci!